Buongiorno a tutti e ben sintonizzati su Ok Italia Parliamone per la rubrica Letture ad alta voce. Oggi abbiamo il nostro ospite di Ok Italia Parliamone, Carmine Clemente, professore di sociologia dell'Università degli Studi di Bari. Buongiorno e ben arrivato, Clemente. Buongiorno, grazie per l'invito, un saluto a tutti e a tutte. Clemente, lei è autore di numerose pubblicazioni sui temi classici della sociologia generale, ma anche della sociologia della salute. Oggi abbiamo il piacere di presentare il suo ultimo libro, La salute prima di tutto, un libro edito da Franco Angeli. Bene, questo libro propone una rilettura degli atti dell'Assemblea Costituente sulla costruzione proprio di quell'articolo 32 che sancisce il cosiddetto diritto alla salute. Mai come in questo periodo di emergenza per la pandemia Covid-19, il nostro Servizio Sanitario Nazionale è tornato tra le priorità delle agende della politica, che ricordiamo negli anni ha sempre depauperato uno dei pilastri del nostro vivere civile e anche della nostra democrazia, tagliando sempre fondi e non garantendo il turnover del personale impegnato nel Servizio Sanitario Nazionale. Le chiedo, Clemente, come le è venuta l'idea di questo libro in questo particolare momento storico? Sì, grazie per la domanda perché diciamo anche il titolo poi di questo lavoro in qualche modo è figlio proprio dell'emergenza che abbiamo vissuto soprattutto nel primo periodo, quello diciamo tra marzo e i mesi, fine febbraio e i mesi successivi. L'idea mi è nata perché mi occupo di salute come ambito di ricerca sociologica e quindi avevo già avuto modo di leggere, diciamo, un po' i testi che riguardavano la formazione, la costruzione dell'articolo 32 che è al centro di questo dibattito ed è al centro, possiamo dire, anche il cuore in questi mesi della nostra vita sociale, economica, produttiva e altro. E ho sempre avuto un grande fascino, ho subito sempre un grande fascino rispetto a cosa effettivamente volessero dire i costituenti nell'articolo 32 della Costituzione. E quindi, diciamo, un po' anche come forma mentis quasi giuridica, diciamo, ho voluto indagare, cioè per capire veramente l'articolo 32 della Costituzione, che è formato da due brevissimi commi, ma che in realtà hanno un dibattito che è durato 60 pagine, 60 pagine di volumi abbastanza grandi. Ecco, allora, sicuramente per capire quei due commi di pochi righi c'è bisogno di andare a rileggere un po' tutto quello che è stato detto dai costituenti nel 46 e nel 47. È stato un dibattito molto intenso a cui hanno partecipato Aldo Moro, Calamandrei, Leone, il gruppo dei costituenti medici e i temi che hanno affrontati, la varietà con la quale l'hanno affrontata, le prospettive culturali con le quali è stato affrontato il dibattito sull'articolo 32 sul diritto alla salute. Diciamo, è stato veramente incredibile ed è di un'attualità sconvolgente. Non so se riuscirò a leggere qualche breve passaggio del dibattito durante questo nostro incontro, però hanno affrontato veramente tantissimi aspetti, quello della crisi economica, quella dell'igiene relativo alla presenza della tubercolosi nel periodo pre-seconda guerra mondiale, hanno affrontato il tema della responsabilità individuale, hanno affrontato il tema dei soggetti fragili, dei soggetti poveri, quindi hanno affermato in questo articolo 32, che era nel progetto di Costituzione articolo 26, hanno affermato, come dire, l'unico diritto che è definito fondamentale. Se noi andiamo a vedere tutti gli articoli della nostra Costituzione, delle prime tre parti, a nessun diritto e libertà, cioè, e sono affermati, diciamo, diritti e libertà importantissime, però i costituenti hanno proprio fatto questa scelta. Non possiamo definire e mettere sullo stesso livello più diritti, definendoli tutti fondamentali, e quindi definiamo fondamentale solo il diritto alla tutela della salute. Perché? Perché hanno testualmente detto salus publica suprema lex, la tutela della salute è la legge suprema, e
E hanno anche affermato che un individuo minorato nella sua sanità fisica è sostanzialmente un individuo che non può esercitare alcun altro tipo di diritto o di libertà. Quindi la tutela della salute, la salute viene prima di tutto. La salute è... L'articolo, proprio parliamo dell'articolo 32, perché l'articolo 32 della nostra Costituzione, possiamo ben dire forse che è alla base di tutta la legislazione sanitaria che si è susseguita in Italia dal 1947 ad oggi. E in questo articolo, leggevo sul suo libro, lei ricorda che sono sanciti proprio i principi che caratterizzano il nostro sistema sanitario nazionale, inteso come un sistema universalistico delle cure per tutte le persone che sono presenti, quindi non soltanto per i cittadini italiani, ma per tutti coloro che sono presenti in un dato momento nel nostro territorio nazionale. Le chiedo, possiamo dire che la tutela della salute quindi diventa, mai come in questo momento storico, un reale diritto sociale, un vero e proprio principio di solidarietà? Sì, diciamo che questo è il banco di prova più importante che noi abbiamo avuto sull'articolo 32 della Costituzione da quando sostanzialmente è stato istituito e approvato. Abbiamo sicuramente vissuto altri periodi storici, diciamo, in cui c'era sicuramente, non c'era una condizione di benessere o di prosperità economica come quella che conosciamo noi degli ultimi decenni, però non c'è mai stato, ecco, come dire, un attacco dall'esterno al sistema sanitario come è, diciamo, accaduto con il Covid, con l'epidemia del Covid, per cui, ecco, c'è stata un po' una riscoperta di questo articolo 32 della Costituzione, e stiamo toccando con mano come è un diritto reale, è un diritto che appartiene a tutti. I costituenti scelsero, per esempio, e quindi ritorno un po' adesso sull'analisi del dibattito costituente, scelsero nell'individuare i destinatari di questo diritto di utilizzare la parola individui, non cittadini, residenti o persone, perché sarebbero state tutte limitative. Individui, cioè il diritto alla salute, il diritto alla tutela della salute, è un diritto che deve avere chiunque si trova sul territorio dello Stato e deve garantire cure gratuite agli indigenti. Quindi in questi due passaggi sono affermati, appunto, come reale diritto sociale e di cittadinanza, sia che la tutela della salute è un diritto che riguarda tutti e che deve essere a vantaggio di tutti, e sia l'universalismo di questo diritto. E ricordiamo che l'Italia, con il nostro sistema sanitario nazionale, in qualche modo rimane uno dei pochi paesi dove è ancora oggi garantita l'effettività dell'universalismo delle cure sanitarie. Per cui si afferma anche nel dibattito l'importanza della solidarietà e del ruolo sociale che lo Stato deve svolgere nell'assolvere tale compito, ecco, cioè di quello di garantire la tutela della salute a tutti. Ecco, però spesso, Clemente, noi assistiamo a delle vere e proprie, io le definisco tifoserie da stadio, a favore o contro l'autonomia regionale sanitaria e la centralità dell'indirizzo unitario nazionale, che è quello che poi garantisce quello che lei ci ha appena raccontato. Le chiedo, da un punto di vista sociologico, che lettura può dare di questo fenomeno? Sicuramente, diciamo, la chiave di lettura sociologica, la più importante, sicuramente è quella che riguarda il tema della disuguaglianza, perché noi abbiamo una Costituzione che afferma l'unitarietà dell'indirizzo nazionale. Questo lo traduciamo, diciamo, con quelli che si chiamano i LEA, con i livelli essenziali di assistenza. E sono livelli, cioè, appunto, sono tutti quei servizi che lo Stato chiede alle regioni di garantire a tutti coloro che si trovano nelle regioni. Quindi c'è la rilevanza di questo aspetto, perché altrimenti avremo regioni che potrebbero attuare livelli di servizi e di garanzie diversi l'uno dall'altro. Invece questo indirizzo unitario, che è affermato nella Costituzione, ed è chiaro nel dibattito costituente, però
dove si opta anche per una struttura regionalistica decentrata. Cosa accade quindi? Accade che ci possono essere appunto divari o tifoserie in cui noi troviamo chi è a favore di un regionalismo più accentuato e chi invece in qualche modo tende a vedere sempre un livello di omogeneità, di equilibrio tra tutte le regioni. La chiave di lettura è sicuramente quella della differenziazione dei modelli di welfare, no? Cioè di come poi effettivamente le regioni, ciascuna nella propria autonomia, che è diventata ancora più consistente, soprattutto dopo la riforma del titolo V della Costituzione nel 2001, e il rischio quindi che alcune regioni in qualche modo nella loro autonomia non siano in grado poi di organizzarsi, diciamo sostanzialmente ricordiamolo che l'autonomia è soprattutto un'autonomia di tipo organizzativo, perché poi non è un'autonomia piena fiscale, perché c'è sempre finanziamento da parte dello Stato a tutte le regioni. Quindi il rischio è che noi abbiamo sistemi sanitari regionali, cosa che in realtà già abbiamo oggi in Italia, quindi è un rischio presente, attuale, concreto, e lo abbiamo visto anche in questi mesi, forse l'abbiamo colto, diciamo, con maggiore concretezza, e quindi che ci siano sistemi regionali sanitari che riescano ad attuare meglio o meno bene o peggio la garanzia e la tutela della salute. Questo si traduce poi, naturalmente, in quella che noi chiamiamo, no, la disuguaglianza di salute, la disuguaglianza sociale che diventa una disuguaglianza di salute, quindi regioni più povere che hanno anche meno capacità di organizzare il sistema sanitario regionale, oppure diciamo la disuguaglianza di salute in primis, che è quella proprio che vede come vivendo in regioni diverse, anche in Italia, abbiamo aspettative di vita diverse, quindi è un aspetto molto reale, molto concreto, significa che ci sono italiani che per il loro vivere in una determinata regione, quindi avendo dei sistemi, dei servizi sanitari regionali più efficienti, possono vivere di più rispetto invece a italiani che vivono in un'altra regione e che hanno un servizio sanitario regionale meno efficiente. Clemente, quindi l'Italia purtroppo, lei ci sta dicendo che viaggia ancora a una doppia velocità per quanto riguarda l'assistenza sanitaria, perché ricordiamoci ancora un forte divario tra nord e sud del paese. Secondo lei come, quando e soprattutto se mai usciremo da questo problema che sembra insormontabile? Il divario indubbiamente esiste, l'abbiamo visto anche, magari provo anche un po' a fare l'esempio, no, di come il Covid, il Covid, tornando diciamo allo stadio, il Covid, diciamo, c'è stato un primo tempo e un secondo tempo, sicuramente la partita non è finita, però diciamo, ecco, uso questa metafora calcistica. Il primo tempo è stata la pandemia di marzo e aprile, no? Che si è caratterizzata per una sua diffusione soprattutto nelle regioni del nord, sì. Dove quindi le regioni del sud in qualche modo sono state, diciamo, marginalmente attaccate dal virus. Le regioni del nord in qualche modo sono riuscite, non naturalmente sono state colte di sprovvista, però ecco, in qualche modo erano organizzate. Invece nella seconda parte sono state coinvolte dalla pandemia anche le regioni del sud, e quindi abbiamo visto subito come nonostante i numeri più bassi di diffusione del Covid delle regioni del sud, i relativi sistemi sanitari regionali sono andati prima in affanno, no? E questo, diciamo, a cosa è dovuto e quali possono essere le prospettive? Sicuramente è dovuto al fatto che c'è stata negli anni 80 e 90, quindi diciamo un processo storico anche sociale lungo, in cui c'è stata sicuramente una non buona gestione della sanità nelle regioni del sud. Questo ha portato poi al commissariamento di molte regioni. Il commissariamento ha comportato, diciamo, una maggiore limitazione per le regioni del sud nell'offrire sistemi sanitari con più posti letti di terapia intensiva, più medici, più anestesisti, più rianimatori, più infermieri, più diciamo sanità, no? Quindi
Indubbiamente noi abbiamo oggi storicamente una migliore capacità delle regioni del nord di gestire i sistemi sanitari regionali a fronte, diciamo, invece di un'eredità che ancora stiamo subendo oggi nelle regioni del sud. Io sono in Puglia, ma anche, ricordiamo, la Calabria, per esempio, o anche la stessa Campania. La regione Puglia è uscita dal piano di rientro soltanto alcuni mesi fa. Beh, questo sì, però Clemente, se noi pensiamo al caso della Calabria, che purtroppo è assunto gli onori della cronaca in maniera negativa per questa telenovela continua della ricerca infinita di un commissario alla sanità Calabria, veramente ha dato uno spaccato e un'immagine non bella del nostro paese in generale. Sì, è perché indubbiamente c'è, diciamo, anche, come dire, i sistemi sanitari regionali o i sistemi sanitari sono organizzazioni, d'accordo? Cioè la sanità è un'organizzazione, l'organizzazione è fatta anche dalla cultura professionale di chi in qualche modo è all'interno ed è naturalmente collegato anche con i territori. Quindi indubbiamente abbiamo i territori, in questo caso anche territori che sicuramente hanno, come dire, avuto una particolare importanza sotto il punto di vista della presenza di alcuni attori che hanno cercato, no, di attaccare, chiamiamo così, mi riferisco a organizzazioni anche, diciamo, di tipo criminale, no? Che in qualche modo hanno cercato di infiltrarsi in un'industria, quale è quella della sanità, che non conosce, tra virgolette, crisi, nel senso che i sistemi sanitari sono sempre alimentati e danno sempre molta occupazione. Quindi indubbiamente abbiamo una questione anche culturale, non ce lo dimentichiamo, cioè quello di riuscire a rendere un sistema da un punto di vista civico, del capitale sociale e professionale, sicuramente più attento, e probabilmente occorre ancora un processo, diciamo, che richiederà ancora molti anni per, come dire, capovolgere questo approccio. Ecco, una cosa che emerge subito dalla lettura del suo volume è come la tutela della salute sia diventata, su precisa intenzione d'altronde dei padri costituenti, l'unico e solo diritto definito fondamentale in tutta la Carta Costituzionale, ce lo raccontava anche lei prima. In questo libro lei con attenzione, con una grande capacità anche narrativa, riesce ad attualizzare alcuni temi con una prospettiva sociologica. I nostri padri costituenti, pur nei diversi e contrapposti schieramenti politici, perché ricordiamoci c'era la componente molto forte cattolica, quella comunista, quella socialista, si sono però trovati sul fatto che su un principio così importante fosse realmente necessario essere tutti uniti nel tentativo di cercare di costruire una casa nella quale appunto tutte le persone dovessero ritrovarsi ad abitare insieme. Le chiedo, Clemente, quanto può diventare importante che i partiti oggi, nei tempi attuali, recuperino una visione del problema sanitario che vada ben oltre la miopia del proprio immediato interesse clientelare e tornino a capire che la salute è davvero il primo requisito essenziale per la libertà dell'individuo. Sì, sicuramente, diciamo che il Covid, diciamo, ha portato, come dire, tragedie, ha portato purtroppo tante morti, ha messo fortemente in discussione, in crisi, diciamo, l'attuale logica del sistema sanitario nazionale. Ecco, quindi da qui in qualche modo bisogna cercare di prendere spunto per pensare a qualcosa di nuovo e di diverso. Quindi è chiaro che qui il punto è tutto politico, quindi cioè la politica diventa fondamentale. La politica nella prima ondata del Covid ha preso la scena, ma sicuramente in una condizione di subordinazione rispetto alla scienza, perché se noi ricordiamo cosa è accaduto in quei mesi, sostanzialmente tutte le decisioni erano decisioni prese dalla scienza, dal comitato Assolutamente. tecnico-scientifico.
E nel momento in cui gli scienziati hanno detto bisogna chiudere le attività economiche, abbiamo chiuso le attività economiche, bisogna chiudere la libertà delle persone, abbiamo chiuso la libertà delle persone. Ecco, quindi diciamo c'è stato in quel momento una sorta di scientizzazione della politica, cioè la scienza ha prevalso sulla politica, addirittura diceva alla politica cosa doveva mettere nei suoi atti legislativi e governativi. Nella seconda ondata la politica in qualche modo ha cercato di recuperare un po' il suo ruolo, no? Perché comunque deve esserci, come dire, un'idea, una visione. La scienza deve essere, come dire, un'agenzia tecnica di supporto, ma non si può sostituire assolutamente alla politica. Quindi che cosa è emerso? È emerso un sistema sanitario indebolito, e quindi da questo punto di vista il governo dovrebbe cercare adesso di, come dire, riportare il sistema sanitario. Faccio un esempio semplice, per esempio i posti letto di terapia intensiva, dove la Germania diciamo li ha per sé rispetto a quelli dell'Italia. E poi si è visto anche che c'è assolutamente pochissima organizzazione dei servizi sanitari ai cosiddetti livelli territoriali. Oggi infatti molte organizzazioni si sono fatti promotori di un movimento per una nuova idea di sanità che però sia più integrata nella sua programmazione con i territori, con i livelli territoriali, che poi è il principio della sussidiarietà, stabilito anche questo nella nostra Costituzione. Quindi la leva e la dimensione sociale è un fattore che deve essere rivalutato insieme a quello sanitario. Io posso curare le persone a domicilio, quindi l'uso della telemedicina. Devo cercare di assistere le persone nel proprio luogo piuttosto che ospedalizzarli, perché abbiamo visto cosa accade poi negli ospedali. Gli ospedali sono diventati dei luoghi assolutamente importanti per tutti noi, ma sono diventati dei luoghi dove naturalmente bisogna cercare di recarsi soltanto quando c'è un problema molto serio. Allora, sicuramente l'aspetto diciamo sociale che emerge qual è? È quello di iniziare a pensare in termini di One Health, questo movimento di cui sentiamo parlare, che possiamo tradurre in italiano con salute globale. Diciamo. Cioè la salute non può essere vista solo e semplicemente attraverso il medico, l'ospedale, la struttura sanitaria o la specialistica, ma la salute diventa un elemento che deve essere assolutamente messo in connessione, direbbe Ardigon, un sociologo bolognese che ha dato tanto a questi temi, deve essere messo in connessione anche con altri fattori che in qualche modo ne sono collegati. Pensiamo all'ambiente, no? Il Covid è l'esempio più chiaro, dove noi abbiamo quindi agenti esterni che in qualche modo entrano nell'organismo sociale e provocano, diciamo, a dir poco, dei sussulti, no? Per cui mettono a rischio, fanno saltare completamente tutto il sistema e l'equilibrio precedente. Quindi ecco, l'idea è proprio quella di recuperare attraverso il welfare, no? Welfare locale, quindi la riscoperta delle comunità, il ruolo che organizzazioni sociali possono offrire, parliamo di profit, non profit, volontariato, ma anche associazioni della società civile che in qualche modo possono, abbiamo avuto degli esempi veramente positivi in questo senso, soprattutto tra l'Emilia Romagna e la Lombardia, meno nella Lombardia e anche il Veneto, no? Dove piccole comunità si sono organizzate in termini di community care, cioè di comunità che in qualche modo si sono organizzate e hanno in qualche modo tutelato, no? I loro cittadini, sia da un punto di vista sociale e sia da un punto di vista sanitario. Quindi ecco, credo che la visione che noi che si dovrebbe avere è questa proprio di One Health, del One Health, della salute globale, cioè non dobbiamo pensare che abbiamo più salute investendo solo sulla sanità, ma abbiamo sicuramente più salute se noi organizziamo socialmente
meglio tutti i servizi e coinvolgendo naturalmente la comunità, cioè tutti coloro che in qualche modo possono esserne partecipi. Ecco, le faccio un'ultima domanda perché mi portava a fare appunto una riflessione che stavo facendo mentre ascoltavo le sue parole adesso. È arrivata improvvisamente questa pandemia e quindi nella prima fase, soprattutto nella fase 1, così come è stata definita, non eravamo pronti ad affrontarla. Però da più parti arrivano voci che dicono che i segnali di una possibile pandemia prima o poi c'erano stati da tanto tempo e noi invece abbiamo soltanto pensato a ridurre i posti letto, non garantire il turnover del personale sanitario, pensando che a noi mai e poi mai sarebbe potuta succedere una crisi grave come quella sanitaria che stiamo vivendo, che poi sappiamo che la crisi peggiore anche economica come immediata conseguenza della pandemia, la peggiore crisi economica anche che stiamo vivendo dal dopoguerra ad oggi, non soltanto in Italia, ma pensiamo a livello globale. Ecco, perché l'uomo in Italia ha pensato di essere imbattibile e ha pensato di non aver bisogno di pensare a preservare la propria incolumità, secondo lei? Beh, sicuramente qui diciamo, possiamo provare a rispondere sostenendo un po' quello che sta accadendo, e cioè che l'uomo in qualche modo si sta rendendo individualista, quindi diciamo, da una parte diciamo, ecco, è un individuo che vuole affermare prima di tutto e di tutti quelli che sono i suoi bisogni, i suoi diritti, le sue libertà, no? Quindi c'è sicuramente questa forte spinta all'individualizzazione, no? Quindi ognuno vuole, diciamo, ha messo al centro dei propri interessi e della propria azione anche, l'affermazione di diritti e di libertà individuali. Quindi in qualche modo questo ha già un po', ecco, come dire, fatto allontanare l'aspetto della solidarietà. Perché se c'è prima l'individuo, ecco che in qualche modo il concetto di comunità, di società o di solidarietà, così come anche ce la indicava Durkheim, in qualche modo viene allontanata, viene meno. Dall'altro, sicuramente un altro fattore è che la scienza, la tecnologia ci hanno illuso, no? Perché in tutti questi decenni ci ha dimostrato di come noi possiamo dominare la natura in tantissime circostanze, la dominiamo, la modifichiamo, la trasformiamo. Ecco, in qualche modo ci è sembrato che noi potessimo fare di tutto l'ambiente circostante un po' quello che ci pare, nel senso, ecco, oggi mi serve, la prendo, poi non mi serve, butto la plastica. Sì, quindi diciamo, c'è questo sicuramente atteggiamento, sentimento, come dire, un po' anche ambivalente nei confronti della stessa scienza. E cioè da una parte quindi noi abbiamo un progresso tecnologico, scientifico, che diciamo ci porta ad assumere una posizione di dominio, invece dall'altra naturalmente vediamo che in qualche modo la scienza non riesce a garantire un equilibrio complessivo, no? Siamo tra l'altro nell'era della interconnessione globale, per cui, come dire, se noi appena avvertiamo o leggiamo di una notizia, di una minaccia che c'è in un continente lontanissimo da noi, notizia. Invece oggi iniziamo già a preoccuparci. Quindi diciamo c'è questo ulteriore elemento, vale a dire che noi viviamo in un'era di interconnessione globale in cui siamo interdipendenti e abbiamo già iniziato a convivere con il rischio, no? Quindi Beck ci ha parlato di società del rischio a partire da Chernobyl, Torri Gemelle, per cui abbiamo già iniziato a vivere in maniera normale alcune restrizioni che prima non avevamo. Il Covid probabilmente, diciamo, ecco, non è più un elemento costitutivo, ma diventa un elemento generativo di un nuovo modo di organizzarci socialmente, e lo stiamo vivendo, capendo in maniera molto forte in questi mesi.
Ovviamente questo è quanto mai vero, ma basta anche che verifichiamo i nostri comportamenti, le nostre reazioni tra la prima fase e la seconda fase, quella attuale. Oramai ci siamo quasi assuefatti, ci siamo purtroppo anche assuefatti a sentire notizie di persone che non ce l'hanno fatta, che sono morte, come se fossero una normalità. Oramai ecco, questa nuova normalità porta in sé anche il rischio continuo, il sapere che dobbiamo limitarci nelle nostre libertà individuali, che dobbiamo fare attenzione anche nelle nostre relazioni sociali e interpersonali. Benissimo, allora io ringrazio ancora Carmine Clemente per questo libro che invito veramente a leggere, perché è un libro che, oltre a parlare di un tema di grande attualità in questo momento, ma è un libro che racconta uno spaccato della nostra storia repubblicana, dai padri costituenti a oggi, ma lo riesce anche a raccontare in un modo che si fa leggere anche volentieri. Non è un classico libro scientifico soltanto per gli addetti ai lavori, ma comunque insomma è un libro che si fa leggere con grande interesse e grande piacere. Grazie per essere stato con noi, Clemente. Grazie, grazie per l'invito. Arrivederci. Arrivederci ai nostri ascoltatori, al prossimo appuntamento di Ok Italia Parliamone. Arrivederci e grazie.